Buongiorno a tutti, sono il dottor Paolo Zerbinati e mi occupo di chirurgia funzionale nella spasticità. La spasticità dell'arto superiore può essere la conseguenza di diverse patologie che coinvolgono l'encefalo. Nel paziente adulto le patologie che maggiormente possono determinare una lesione a livello dell'encefalo sono l'ictus e i traumi cranici. Oggigiorno si assiste a un costante aumento di pazienti con ictus e traumi cranici grazie all'aumento della sopravvivenza media e soprattutto grazie al miglioramento delle tecniche rianimatorie. Il paziente con spasticità dell'arto superiore presenterà caratteristicamente delle deformità a carico di spalla, gomito e mano. Di solito la spalla viene atteggiata in flessione se avvicina al tronco, il gomito il piegato, così come la mano, il polso e le dita. Il paziente perde con questo tipo di deformità le normali funzioni quotidiane. Questo determina una riduzione delle normali capacità motorie nelle normali attività quotidiane. Il recupero della funzione in un arto superiore coinvolto dalla spasticità è spesso difficile e il paziente ci chiede un ritorno a una normale funzione che diventa difficile se non impossibile recuperare quando il paziente ha perso completamente la capacità motoria dell'arto superiore. La chirurgia funzionale ha lo scopo di ridurre queste tensioni a livello delle diverse articolazioni, sia spalla, gomito e mano, per permettere un maggiore rilassamento dell'arto e quindi favorire l'allontanamento della spalla e del gomito dal tronco e rilasciare i muscoli retratti a livello di tutte le articolazioni. La riduzione dell'ipertono spesso determina anche una riduzione importante del quadro doloroso. Ricordiamo come la spasticità a lungo andare determina delle modificazioni delle proprietà muscolari. Il muscolo diventa più rigido, i muscoli si retraggono e questo provoca delle deformità articolari che a lungo diventano molto dolorose. La risoluzione di queste deformità dà al paziente una risoluzione, un miglioramento, una riduzione del quadro doloroso e permette il recupero, quando residua un'attività motoria, di quelle funzioni motorie normali durante le attività quotidiane. Il paziente prima dell'intervento esegue una valutazione con esame strumentale del movimento dove vengono analizzate tutte le attività muscolari per decidere il tipo di intervento. L'intervento consta di piccole incisioni a livello muscolare dove si vanno a allentare quelle che sono le rigidità, le fibrosi che si sono create nel muscolo. O altre opzioni, il chirurgo può eseguire delle sezioni a livello dei fascicoli nervosi che innervano il muscolo per ridurre l'ipertono del muscolo stesso, mantenendo comunque la sua funzione. L'intervento viene eseguito in anestesia plessica, quindi un'anestesia locale dalla spalla in giù, non in anestesia generale. Il paziente viene ricoverato il giorno stesso dell'intervento, rimane ricoverato per circa 30 giorni e inizierà la riabilitazione immediatamente il giorno dopo l'intervento. Come ho detto, gli obiettivi principali della chirurgia funzionale sono quelli di ridurre le tensioni, ridurre il dolore, favorire la deambulazione, perché spesso l'arto superiore nei soggetti con emiplegia, la deformità dell'arto superiore rende più difficoltoso il cammino, quindi una maggiore rilassatezza dell'arto superiore favorisce il cammino e, quando possibile, migliora l'utilizzo dell'arto superiore nell'attività bimanuale, dove insieme all'arto sano, l'arto plegico, quello malato operato, diventa di ausilio della funzione motoria, quindi anche solo il portare un oggetto alla bocca o comunque lo svolgimento di un'attività quotidiana semplice. La chirurgia funzionale ha anche l'obiettivo nell'arto superiore di migliorare la possibilità di gestire l'igiene da parte della persona che si occupa direttamente del paziente coinvolto dalla spasticità. Thank you.